Allora, io intanto volevo, ripeto, ringraziare tutta quella gente che silenziosamente mi ha ascoltato per una vita e continua ad ascoltarmi, ci ha ascoltato per una vita. Finisce qui il carrozzone, fa questa ultima fermata a Telerostero, il carrozzone poi continuerà, spero, da qualche altra parte. Però io qui poi volevo ringraziare i fonici, tutta la gente, tutti i ragazzi si sono succeduti, Francesco, Matteo, Martina, che magari oggi non vedo, ma che insomma rivedrò con piacere. Fabio pure, Fabio Onorati, detto che è stato il primo poi Fabio. Sì, Piero Pelù o Vasco a seconda di uno come la vede, è stato il primo, bravo, tanti, però sai che c'è, che, come ho detto prima, rischio di dimenticarne qualcuno e farei una figura, no? Li saluto, tutta quella gente che ci ha voluto bene, che ci ha diciamo, che ci ha supportato, perché no, anche sopportato, nel senso che si sono succeduti qui, magari dietro le quinte, anche in voce, inviati, non, ma, faccio fatica, poi se, ripeto, perché inizio, poi dimenticherò sicuramente qualcuno. Allora vi abbraccio tutti, sapete che siete stati importanti per questa trasmissione, come naturalmente ringrazio te Paolo, perché insomma sei stato un compagno di viaggio importante, so che la tua strada adesso è un'altra e ti faccio tanti auguri, te l'ho fatti anche una sera quando stavi iniziando una tua puntata, insomma sei pronto per, come papà mi diceva sempre quando c'avevo le rotelle alla bicicletta, no? Quando è che te l'hai vista le rotelle? Insomma, ecco, tu ormai sei avviato insomma alla tua vita, alla tua carriera, perciò ti faccio un in bocca al lupo enorme, perché te lo meriti, e perciò forza e coraggio e fatti valere. Fammi ringraziare anche a me Guido, perché sì, non dimenticherò mai veramente quando, non so se tu te lo ricordi, ma la prima volta in assoluto fu quella telecronaca fatta da casa in quel famoso Lazio Leeds in cui chiamammo come ascoltatori praticamente per fare le cronache, tu sentisti praticamente quella cronaca, io poi facevo il corso in quel con me e da lì è iniziato tutto, era praticamente aprile del 2001, quindi siamo passati 10 anni. A 10 anni, sì, 10 anni e permetti veramente anche da parte mia di ringraziarti assolutamente, perché se ho iniziato a fare questo tipo di lavoro, se c'è qualcuno che mi ha dato l'opportunità di farlo, sei stato tu, e questo te ne darò atto e ti ringrazierò naturalmente per tutto. Figurati, perciò grazie per tutto quello che è, che poi il bello adesso mi devo organizzare per cercare un altro Paolo, però insomma cercherò insomma in giro, perché poi non è facile, però insomma Paolo poi tu già te lo meritai, perciò già via la stoffa, insomma ti faccio i complimenti in diretta. E poi devo salutare quel capoccione lì, perché le nostre strade si dividono stavolta per la prima volta, perché sai ogni tanto c'era però pure con te insomma, no? E invece stavolta si dividono veramente, e devo ringraziare Giorgio Caciali dall'altra parte, perché è l'uomo che per me è del mistero nel senso buono, perché Giorgio è uno di quelli che non è mai voluto apparire, sempre dietro le quinte, e credo che sia anche difficile, è molto più difficile stare dietro le quinte in questo mondo, e perciò l'ho apprezzato ancora di più. E poi anche Giorgio, insomma, quante storie... Senti, poi vieni qua, scusa che sei dall'altra parte, mettiti qui seduto adesso. Certo, c'è spazio qui. Mettiti qui, anche perché tutte le mattine, questa è Teleradio Stereo, la segna stampa sempre, no? In attesa di Guido De Angelis, mi ha portato il calcio a Roma. Allora, una cuffia, bisogna dargli una cuffia. Ma no, tanto parliamo fra di noi, quindi... Vabbè, vi do questo. E perciò anche Giorgio ha rappresentato per me una figura importantissima, perché tutto il lavoro, tutto il motore, se tu c'hai il motore, c'hai degli ottimi collaboratori, funziona tutto. E credo che questa squadra che ahimè stamattina si saluta, perdo molto, però insomma la vita continua, ma sono convinto che anche Giorgio ti farà valere. Gio, è mo' devi parlare a te, eccomi, io lo so, eccomi, io lo so che quando dici eccomi. Beh, non è facile parlare in questi in questi frangenti. Io, vabbè, come tu hai iniziato prima, Paolo, con me? Io 13 anni fa. Mamma mia, ragazzi. 2 anni di vantaggio. Marzo del 98. Tu hai iniziato il 14 febbraio del 98. Ti fa strano che sta qua? Un po' sì. Quante volte poi, scusa, sì, quante volte ci abbiamo provato? Poi sempre sto timbro di voce, non si rilassa mai. No, sempre proprio così professionale. Tranquillissimo. Vero, Francesco? 30 luglio. Io lo conosco bene questo qua, è sempre stato così. Però è in tedesco, però è forte, forte Giorgio. Un po' più francese ultimamente. Francese? Sì. Ah, perché così si è innamorato di Sissé, sul display del telefonino già ci ha messo Sissé. Non invece solo di metterci display. La sua donna magari, no? Ci ha messo Sissé. Non tocchiamo secondo me questi argomenti. E insomma, Gio?
Niente, ti ringrazio anch'io come ha fatto Guido. 13 anni sono tanti, anch'io sono entrato in questo mondo grazie a te, quindi se sono rimasto così tanto tempo perché c'era tanta stima reciproca che è andata avanti per tantissimo tempo. Vi sentivo prima parlare con Luigi del momento più bello. Io l'ho visto di tutti con te. Tutti l'hai vissuto. Dal 14 febbraio del 98 fino ad oggi l'ho visto di tutti. Ricordo tantissimi collegamenti che abbiamo fatto nell'arco di questi 13 anni. Belli, meno belli, come? Importanti, meno importanti. Anche momenti di tensione, ti ricordi? Anche tanto. Momenti di tensione con tante cose che ci hanno gettato addosso durante molti anni fa. Però abbiamo resistito, siamo stati bravi. Però abbiamo resistito, siamo sempre andati avanti con umiltà e soprattutto con la voglia di informare la gente quotidianamente su ciò che a noi interessa di più e abbiamo la passione che è la nostra Lazio. Io poi conosco papà, come conosco la mamma di Paolo, che saluto anche la mamma di Paolo, saluto anche Daniela che forse come? Sarà all'ascolto, saluto papà che poi il papà di Giorgio, ragazzi, è un fenomeno, poi la mamma di Giorgio che insomma la famiglia, perché sono due splendide famiglie, perciò due ottimi ragazzi. Io so che continuerete questa avventura in questa struttura e credo che insomma il gruppo Caltagirone ha acquistato due veramente belle persone e soprattutto due ragazzi in gamba, perciò sono fiero e orgoglioso che voi restiate insomma in questo gruppo. Mi sto un po' emozionando, era meglio, non dicevo più nulla, però mi mancherete, perché insomma adesso io continuerò da qualche altra parte, però spero insomma che poi l'affetto e la stima rimanga la stessa, e soprattutto quella è la cosa più importante, perché sotto l'aspetto umano deve esserci questo. Si interrompe il rapporto radiofonico, ma al momento in cui non si è più on air il rapporto continua. È chiaro. Soltanto un rapporto radiofonico che si interrompe. Senti, questo ci ha messo subito la cosa che venite da andare. E noi se ne andiamo, non ti preoccupare. Senti, a proposito, me la fai ricordare una cosa a me solo? Dai. Io sono sicuro che ciò comune era credo a tutti e tre, come ricordo più bello che io non dimenticherò mai il giorno in cui qui, ed era forse, credo forse addirittura uno degli ultimi giorni di radio, di trasmissione di qualche anno fa, festeggiamo gli 80 anni con Bob Lovati qui in studio. Mamma mia, che bello quel momento. E al di là delle vittorie, di tutte le cose che abbiamo raccontato. Quello è un momento di grande radio, soprattutto su Teleradio Stereo. Quando Bob è venuto qui, che abbiamo parlato con Veltroni, abbiamo parlato con Cagnotti, con Zoff, che poi per muovere un po' questi, un po', diciamo, chiamiamoli piccoli colossi, non era facile. E ci siamo riusciti con Bob che poi parlava al telefono con una signora o con un signore, come se magari stava lì dal panettiere. Questa è la cosa bella, la familiarità di quel momento, e fu un momento di grande radio. Forse questo è il momento più bello di Italia Rossa, questo ne sono in questi 5 anni convinto. Dal di là delle vittorie e tutto il resto, anche quando tanta gente ci ha chiamato da fuori Italia, sempre qui a Teleradio Stereo. Quel giorno in cui sì, c'era stato un leggerissimo problema sul segnale, l'ascolto enorme in tutto il mondo. Attraverso lo streaming di Teleradio Stereo. Fu un esperimento che riuscì alla grande. Comunque, grazie ancora ragazzi, grazie Giorgè, grazie Paolo, grazie a tutti quanti voi. Noi ci sentiremo, se Dio vuole, a settembre, voi vi seguirò sempre con affetto e piacere. Era finalmente l'ultimo giorno, perché credetemi, questa cosa era pesante da sopportare, nel senso proprio di emozioni, però insomma ci siamo riusciti senza essere troppo smielati. Vi abbraccio ancora, abbraccio tutta la gente laziale e laziali naturalmente. Bella gente. Ciao. Fermate molto sotto al cupolone, ribatte l'occhi, stava a giocare un pallone. Lascia che l'altro che ci vuole fare, tu sei la meglio e non c'è. Maestro, che c'è sta guarda.